Ciao ragazzi, in questo video giocherò a un gioco che si chiama Baby in Yellow, che ho trovato così sul web, così a caso, e volevo provarlo a giocare, non so com'è, però dovrebbe essere un po' horror, quindi giochiamolo. Vediamo com'è. Ok. Posso alzarmi e abbassarmi. Va bene. C'è un bimbo inquietante. Va bene, anche questo. Posso prendere il bambino. Penso che però non lo prenderò perché non lo so. Intanto c'è l'albero di Natale, comunque, cose festive. E no, l'ho preso il bambino in mente. E vabbè. Va bene, dove devo andare? Devo andare a prendere il latte. No, questo no, non è la cucina. Dove sarà la cucina in sta casa? Questo è il bagno. Vediamo. Forse è questo, sì. Ho visto che in questo gioco ci sono più capitoli, quindi probabilmente sarà anche un gioco che giocheremo in più video. Quindi adesso tu stai qui, buono. Prendo il latte e glielo do. Oddio, che brutta cosa! No! Oltre alla faccia ho fatto anche la cacca, grazie. Va bene, lo vado a portare nel fasciatoio qua. Ecco. C'è. Ah, cos'è questo? Un gatto? Ah, un'anima. Ho liberato un'anima. Ok, perfetto. Questo coso. Ok, perfetto. Non mi convince. Cosa devo fare? Il pannolino, devo dare il pannolino. Eccolo qua. Ok. Dov'è andato il bambino? Dove è andato? Era qui. Ah, è laggiù. È birbantello. Tieni, to. Vivi e muori. Vai, via. Cosa vuoi adesso? Ah, ti devo portare a dormire? Benissimo, vai a dormire. Ma io cosa sono quindi con sto bambino? È indemoniato, eh. È inquietante. Ok, qui. Sì, ma non mi guardare così però. Cioè, non. Mentre me ne vado, guarda come mi guarda. Che brutta cosa. Ah, devo spegnere anche le luci, ok. Ma perché vedete che lì sopra in alto c'ho. Ti sei alzato. Hai anche acceso le luci. Intanto prendo anche un altro animo. Non so cosa faccio, ma mi sembrano utili. Ok, perfetto. Io me ne vado, eh. Perché lì in alto a sinistra c'ho, diciamo, le tasks. Però forse è meglio. Ma io posso uscire? Ah, ma sono tipo in un appartamento. Bello. Vabbè, non penso che mi serve adesso. Quindi mi dice che devo stare qui sul divano. Va bene. Aspettiamo. E lì c'era anche un'altra anima che potevo prendere. Vabbè, la prenderò dopo comunque. Non so cosa possono fare queste anime. E il bambino ha fatto rumore. No, è sparita anche l'anima. Vabbè, non importa. Questo cos'è? Il toy box. Scatola dei giochi. Vabbè, devo andare a vedere cosa fa il bambino. Però io tecnicamente potrei anche fuggire. Forse. Non lo so. La porta. No, mi piace sta cosa. Non mi piace. Andiamo a vedere. Dov'è il bambino? Dov'è il bambino? Il bambino non è qui. E quindi. Intanto la porta la chiudo perché si sa mai. Si sa mai. Magari spawn a caso. Va bene, andiamo a vedere. E tu non eri qui prima però. Iniziano già a succedere cose un po' inquietanti. Prendo il bambino. Ah, ti devo portare di nuovo a dormire. Ok. Put baby to bed again. Perfetto. Stai lì, eh. Non mi fido? Aspetta, giusto. Sennò il coso non dorme. Qui la porta. Va bene, me ne vado. Vado a riguardare la TV sul divano. Ok. Vediamo stavolta cosa succede. E di nuovo c'era. Perché non la prendo mai quell'anima? Maledizione. La terza notte devo prendere. Cioè. Ok. Benissimo. Ok.
quindi è tipo una cosa a notti, come Five Nights at Freddy's, più o meno, cioè insomma. Però, ok, il bambino ride, l'Auding, guarda, non è divertente, il sitter, ah, quindi noi siamo il babysitter, ok, ti ho detto di non farlo, ok, va bene, spero che queste scene non succedano mai, perfetto, quindi siamo alla seconda notte, dobbiamo sopravvivere, tipo, cosa bisogna fare? Però perché mi posso abbassare? Non lo so, tipo una roba strana. Ehi, tu cosa stai guardando la TV? A quest'ora? Va bene. Devo dare da mangiare al bambino. Diamo da mangiare al bambino. Apriamo il frigo. Prendiamo il latte. Cosa è successo? Cos'è stato questo bellissimo rumore? Che non mi è piaciuto. No, la bottiglia. Devo prenderla. Sì, però se mi cade. È bloccato, cosa... Vabbè, intanto accendiamo la luce. Ok. Magari prendo anche l'anima, dato che ci sono. Il bambino però non è più lì. Non lo so, ma queste anime mi sembrano importanti, quindi le prendo. Dov'è il bambino? Ah, lì. Sì, no, ma se mi cade continuamente questo biberon. E prendi il biberon, maledetto. Eh sì, ancora ha fatto la cacca. Cos'è questa? Una chiave. Cosa apre? Per questo forse. No. Magari qui dentro c'è qualcosa di utile. Ah, devo liberare le altre tre anime. Ah, devo liberare le anime. È per quello che mi serve. Questa cos'è? La chiave. Sarà la chiave di questa porta? Non lo so. Vabbè, ma io ancora non sono... vabbè, se no, se mi chiede... La chiave qua mi è caduta. Vabbè, allora facciamo così. Io l'appoggio qua sopra, che sicuramente mi sarà utile per qualcosa. Devo finire la task qua. Devo portare il bambino prima. Sicuro sono bellissimo, lo sai, vero? Stai, non ti muove, sta... perché? Perché hai fatto quella faccia? Cosa è successo? L'ho fatto arrabbiare. Prendo il pannolino... Cosa... No, il pannolino... Maledetto, mi ha fatto volare il pannolino. Dov'è? Dove è andato il pannolino? Dove è andato? In cucina è andato? Intanto lì c'è una canna, la prendo magari. Altre due anime. Dove è andato? È andato di sopra, è andato il pannolino. Andiamo a vedere. Ah, anche qui c'è una scatola... dei giochi, magari nelle scatole dei giochi comunque ci troverò qualcosa di utile. Va bene, vado a cercare il pannolino intanto. Dove sta il pannolino? E tu sei ancora lì, sei? Stai lì intanto. Me ne vado perché voglio capire un attimo se forse il pannolino potrebbe essere, vabbè, secondo me non ho controllato bene di sopra perché qua di sotto ho guardato e non c'è più niente. Infatti c'è una porta aperta qua che posso anche chiudere. Che cos'è questo oltre al pannolino? Il talismano. Ok, lo posso prendere il talismano? No, non lo posso prendere. Va bene, allora prendo il pannolino, magari mi sarà utile. Questa porta dove è? No, non mi fa andare. Va bene. Allora andiamo a mettere il pannolino al bambino. Prendilo. Sì, però non emettere questi versi che non mi piace. Ok, devo metterlo a dormire il bambino. Cosa? Mi è scivolato dalle mani, si sono spente le luci per un attimo. Oddio. Vai a dormire, brutto coso. Mamma mia, quanto sei brutto per ogni volta. Dormi. La fai?
Come dormire? Ah beh, come dormire come un re. Bello, bello, bello. Spengo la luce come solita cosa. No. Perché quelli di sotto qua? Cosa c'è qua? Perché ho notato che il bambino, quando mi faccio così, lui guarda sotto. Cosa c'è? Cosa c'è lì? Ah, non fa niente. Va bene. Ora chiudo la porta. Vado a guardare la TV nel sofà. Magari chiudo anche questa porta perché non so. Perfetto. Ora che ho chiuso tutto posso andare nel sofà. Chiudo anche questa, giusto perché ci sta. Va bene, vado nel sofà. A posto. Perfetto. Vado alla TV. Ah, e mi addormento. Va bene, va bene. Sta caricando, sta caricando. Perfetto. Abbiamo finito la seconda notte. La prima e la seconda notte. Beh, direi che per questo video può anche bastare. Fatemi sapere comunque se volete vedere altri video sempre su questo gioco, perché secondo me potrebbe essere un bel gioco da portare insieme. Cioè, mi sembra anche abbastanza interessante. Per ora ho preso 4 anime di 6, quindi voglio sapere cosa succede se prendo tutte e 6 le anime e se riesco ad aprire quei forzielli. Poi magari voglio usare anche il talismano che ho visto. Quindi nel prossimo episodio comunque vedremo di fare altro. Per questo video direi che è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo. Ciao!